Per la quarta giornata del girone di ritorno del campionato di Lega Basket, al Palace Radimigni di Sassari scendono in campo la Dinamo Banco di Sardegna Sassari e la Virtus Segafredo Bologna. Le Vunere arrivano in Sardegna in un ottimo momento. I bolognesi hanno vinto 7 delle ultime 8 gare. Coach Pasquini manda in campo Spissu, Banfort, Pierre, Polonara e Bostic. Coach Ramagli risponde con Gentile, Baldirossi, Lafayette, Radori e Slaughter. Partono bene gli ospiti, ritmi sostenuti e contropiede, e le Vunere mettono subito la quarta con Alessandro Gentile. La Dinamo Sassari cerca di tenere il ritmo, ci provano Banfort e Bostic e dopo circa 7 minuti di gioco il tabellone segna 6-11 per gli ospiti. Polonara segna e Pierre sigla la parità. A Radori e Alessandro Gentile portano in avanti i bianconeri e la prima frazione di gioco si chiude sull'11-15. Nel secondo quarto, complice una buona difesa della Virtus, i padroni di casa pasticciano in attacco e il coach Pasquini è costretto a chiamare i timeout. Mini parziale di 5-0 per gli ospiti. Acher non ci sta e segna il primo canestro del secondo quarto. Lawson allunga e porta i suoi sul più 9. Fallo tecnico alla panchina della Dinamo, gli ospiti ne approfittano e si portano sul più 13. Banfort reagisce e segna una tripla, ma la Virtus gioca con più energia e si porta in avanti con la faietta d'Alessandro Gentile. Nella seconda frazione di gioco si chiude sul 25-38, con una tripla a distanza siderale di William Acher. Al rientro dall'intervallo lungo, la Dinamo gioca con più energia e con un mini parziale di 6-2 costringe coach Ramagli a chiamare timeout. Umè allunga, ma una tripla di Polonara ed un canestro di Darko Planinic riduce il divario a 5 lunghezze. Altro tecnico alla panchina sassarese, coach Pasquini lascia il campo ed affida la squadra al vice allenatore Giacomo Baglioni. Slaughter e Stefano Gentili allungano il divario, ancora Bostic con una tripla, ma Lawson è sempre pronto e porta i suoi sul più 10. Un tiro di William Acher allo scadere chiude la terza frazione di gioco sul 50-57. Nell'ultima frazione di gioco ancora tanta energia in campo, i bianco-blu si portano sul meno 2 dopo circa 4 minuti di gioco, grazie ad un dolorante Jones e alla grinta di William Acher. Una tripla di Tavernari fa esplodere il Palace Radimigni, portando in vantaggio i padroni di casa. La Virtus Bologna pare intimorita dalla rimonta della Dinamo ed i padroni di casa continuano la cavalcata con Archer e Pierre e si portano sul più 8. Alessandro Gentile non ci sta, ma Banfort ed Archer non si fanno pregare e portano la Dinamo sul più 10. I bianco-blu si distraggono ed in pochi secondi la Virtus segna due canestri e riduce il divario a 6 lunghezze, ma Stipcevic segna due liberi che decretano la vittoria della Dinamo Sassari sulla Virtus Bologna con il punteggio di 82-74. Benvenuto al coach del Virtus Bologna, Alessandro Ramagli. Coach, le chiediamo il suo commento sulla gara. Semplicissimo, direi. Direi che la partita, la differenza della gara è stata il livello energetico che noi abbiamo avuto più significativo nel corso della prima metà della gara, molto meno nella seconda metà della gara. E quando in una partita di questo tipo la diversità di espressione di energia è così evidente come è successo nella prima metà, nella seconda metà,
spesso poi la squadra che riesce a produrre un maggior livello di energia riesce anche a chiudere la partita a proprio favore. In questo sicuramente non ci ha aiutato l'infortunio a Pietro, che si è fatto male subito all'inizio del terzo quarto e che abbiamo dovuto tenere fuori. E quindi questo sicuramente non è una scusa, non le accampo mai, però è una considerazione, ecco, un giocatore per noi molto importante che, del quale abbiamo dovuto fare almeno, però devo dire la verità, loro sono stati molto bravi, hanno giocato con forse quel canestro alla fine del secondo quarto ha cambiato l'aria. Spesso le partite prendono una piega diversa per episodi, sto sputando nel microfono, per episodi ai quali si dà poco peso, invece quell'episodio è stato importante, noi non ci siamo accoppiati, Acer ha fatto un canestro al centrocampo, poi ne ha ripetuto un altro alla fine del terzo quarto e poi un altro episodio abbastanza clamoroso è quando impiccato con la palla lanciata verso il tabellone ha scheggiato il ferro e sul rimbalzo d'attacco il tap out ha di nuovo favorito loro che hanno fatto un canestro a 3 punti. Se li contate 3 più 3 fa 6 più 2 fa 8, sono 8 punti in 3 situazioni nelle quali se avessimo anche, se fossimo usciti vincitori 2 su 3 non sarebbe stato marginale, in una partita come questa conta. Sicuramente quell'episodio ha cambiato un po' il livello di consapevolezza. Sassari, anziché andare sotto di 15-16, ha detto beh, siamo sotto di 13. Federico Paschini e a Jonathan Tavernari. Prego, Jonathan, poi... Fa dopo, lui lo fa adesso. Facciamo insieme come in Champions. Coach, il tuo commento sulla gara? Ma partita dura, partita playoff, lo sapevamo. Era una partita dove c'era una grande posta in palio, ma soprattutto era importante per noi continuare a vincere in casa giocando partite vere e consistenti. Abbiamo avuto problemi nei primi 2 quarti a livello offensivo perché eravamo accelerati come modo di eseguire, perché volevamo correre quando non ci chiudevano la possibilità di andare in transizione, eravamo in una condizione dove facciamo fatica a raggiungere i nostri obiettivi. E questo ci ha fatto calare in alcune situazioni a livello difensivo, abbiamo subito alcune transizioni molto semplici. Poi dopo il secondo tempo è cambiato tutto, abbiamo fatto 4-5 difese pronti via nel terzo quarto veramente toste, da lì abbiamo preso fiducia anche a livello offensivo e sono molto bravi i ragazzi nel momento del famoso step che da meno 1 devi andare avanti di 1 punto e poi dopo da lì. Abbiamo giocato la nostra palla canestro, ci siamo sgonfiati, siamo andati via dai lisci, è stato molto bravo Baio alla panchina, molto bravi tutti i giocatori a fare in modo che l'ultimo quarto si vedesse quello che può essere il nostro potenziale quando giochiamo liberi di testa via. Tutto bene, quando finisce bene? Dopo, diciamo, non abbiamo avuto tante energie nell'attacco, in difesa non abbiamo neanche fatto male, però ovviamente noi siamo una squadra che è il nostro forte all'attacco e purtroppo non abbiamo avuto l'energia, che prendiamo sempre di far canestri facili, però penso che nel secondo tempo è stata una partita diversa e abbiamo difeso. Penso che quando lui è stato tolto dalla partita ci siamo svegliati, posso dire così. Ovviamente il pubblico ci ha dato un sostegno, una spinta clamorosa, perché loro hanno visto quello che gli arbitri stavano facendo, questa mancanza di rispetto, e poi ci siamo messi tutti insieme e l'abbiamo vinta. L'energia della squadra, poi dopo il spogliatoio, è stata una partita, non voglio dire che può cambiare la nostra stagione, però è una partita che dobbiamo avere sempre in testa, il nostro potenziale, quello che possiamo fare quando giochiamo insieme, quando giochiamo in squadra, quando difendiamo e poi attacchiamo. Io sono contento di poter fatto parte di questa partita, perché questa rimonta è stata veramente bella. Grazie.